60 famiglie valtellinesi hanno offerto un mese di alloggio ai profughi ucraini. Per il vice direttore della Caritas Don Bormolini, i numeri dimostrano la solidarietà della valle verso un popolo oppresso. Il comune di Traone investe sulla sicurezza viabilistica, in programma la riqualificazione dell'incrocio che collega lo svincolo della nuova statale 38 e una rete di marciapiedi sulla Valeriana. Si torna sugli sci a Livigno per l'edizione 2022 del Palio delle Contrade. Le sfide si svolgeranno sulla neve custodita sotto speciali teli dall'inverno e quest'anno grandi novità sul tracciato. Buonasera a tutti i telespettatori e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dalla provincia di Sondrio. Sono state 60 in poco più di un mese le famiglie valtellinesi che hanno offerto alloggio ai profughi ucraini. Il vice direttore della Caritas diocesana Don Augusto Bormolini riconosce il grande gesto di solidarietà. 60 famiglie valtellinesi hanno dato la loro disponibilità in poche settimane ad offrire alloggio a profughi ucraini su proposta di Caritas, numeri che dimostrano la solidarietà della valle verso questo popolo e sono parte di un progetto di aiuti iniziato la scorsa primavera con l'inizio del conflitto. Dall'inizio della guerra che come Caritas diocesana stiamo raccogliendo queste richieste di accoglienza e c'è da dire che anche la nostra Valtellina, qui la provincia di Sondrio, ha avuto una risposta esemplare, nel senso che nel giro di un mese ben 60 famiglie hanno dato la disponibilità dell'appartamento per l'accoglienza, a tal punto che non sono ancora neanche tutti occupati. E quanti sono ad oggi i profughi che si è riusciti ad ospitare in questo modo? Circa 600 sono qui residenti in Valtellina. Dobbiamo dire che sono arrivati quelli che avevano già relazioni familiari, quindi chi aveva qui la badante, una donna badante, sono arrivati. E nel primo momento dobbiamo dire che sono arrivati anche le persone, direi, più abbienti. Sono arrivati con le loro macchine. Molti hanno anche una disponibilità economica, a tal punto che non esigono neanche da noi Caritas un supporto economico. Ultimamente cominciano ad arrivare anche alcune un po' più bisognose, un po' più esigenti, anche che esigono un po' di più. Finora riusciamo, come dicevo, perché ci sono ancora delle strutture disponibili. Alcuni comuni che l'avevano dato ci richiamano come Caritas, come mai non occupate le nostre disponibilità di alloggio che vi abbiamo dato, però sono lì che in caso di bisogno, ecco, ci sono. Intanto al Vallesana di Sondalo i bambini ucraini accolti ieri grazie al progetto di Caritas Italia e Caritas Ucraina si preparano a una serie di attività organizzate per il loro soggiorno. Hanno chiesto se eravamo disponibili ad accettare 150 ragazzi perché sono distribuiti anche in altre diocesi. La nostra diocesi con la Caritas ha dato la disponibilità, abbiamo avuto la fortuna di avere questa struttura e quindi per 10 giorni li abbiamo accolti qui. Abbiamo organizzato delle gite a Livigno, a Bormio, alle piscine, in collaborazione con le parrocchie sia di Bormio che di Livigno. Andremo all'acquapark di Boario dove raggiungeranno i loro amici che sono a Vezza d'Oglio. Visiteremo Sondalo e i castelli di Grosio e poi faremo delle attività qua dentro di gioco e di laboratorio. Cambiamo argomento, il comune di Traona investe sulla sicurezza stradale in appalto a settembre, opere per 700.000 euro con marciapiedi e un nuovo incrocio sulla Valeriana. Avviene autunno anche le asfaltature. Sfiora i 700.000 euro l'investimento del Comune di Traona in favore della viabilità locale e in particolare per la messa in sicurezza della strada valeriana che attraversa il paese e la costiera dei Cech. Obiettivo dell'amministrazione, che ha ottenuto a fondo perso le risorse necessarie, è di raggiungere l'assegnazione delle opere nel mese di settembre. Il completamento dei marciapiedi lungo la Valeriana e riqualificazione dell'incrocio sulla Valeriana, la strada che va verso Cosio, un importante finanziamento completamento a fondo perso di 697.000 euro. Abbiamo completato la progettazione definitiva con tutti i pareri necessari e siamo pronti a uscire con la gara di appalto. Siamo in attesa che Regione Lombardia entro fine mese dovrebbe pubblicare il nuovo bollettino delle opere pubbliche, dei prezzi delle opere pubbliche
in modo che usciamo con l'appalto su dei prezzari completamente aggiornati ed evitare poi eventuali contestazioni o rivisitazioni di prezzi, diciamo così, in corso d'opera. Quindi l'obiettivo è uscire con l'appalto delle opere nel mese di settembre. Priorità sono la messa in sicurezza dei pedoni nei tratti di strada non ancora raggiunti dal marciapiede e un incrocio più sicuro per l'arteria di collegamento con Coseo Valtellino attraverso il ponte sull'Adda. È un intervento molto importante perché va a completare tutti quelli che sono i pezzi, diciamo così, di marciapiedi non ancora realizzati, quindi alcuni interventi nella frazione Valletta, indicativamente per capirci meglio dal distributore fino all'incrocio con la via Taiucco. Come dicevo, la riqualificazione dell'incrocio sulla strada provinciale Valeriana e la strada provinciale verso Cosio, con la realizzazione anche dei marciapiedi e per ultimo il completamento dei marciapiedi dalla vecchia Valeriana fino al marciapiede esistente nell'abitato di Piussonia. Un altro intervento in cui abbiamo approvato il progetto definitivo e siamo in gara d'appalto: asfaltature. Abbiamo fatto un programma di 150.000 euro di asfaltature che dovrebbero partire nei mesi di settembre-ottobre. È un primo lotto di interventi sicuramente più importanti e già comunque in questo primo intervento andiamo ad asfaltare quelle che sono le strade, diciamo così, più critiche. Cercasi giovani volontari per rinnovare immagine e attività del canile provinciale. Prenderà il via dal 1 ottobre e proseguirà per i 12 mesi successivi il progetto di leva civica volontaria. Un canile più aperto e inclusivo, riservato ai giovani fino ai 29 anni non compiuti. Un'iniziativa volta alla formazione di una figura professionale in grado di lavorare nella gestione di un canile e di tutte le attività connesse a questo servizio. L'iniziativa è stata promossa dalla Comunità Montana di Sondrio, ente gestore del canile consortile provinciale e cofinanziata da Regione Lombardia. Il percorso è finalizzato a una gestione più moderna, efficace e inclusiva di questa struttura. L'obiettivo è quello di creare un maggiore scambio tra il canile e la popolazione, sensibilizzando sul tema della prevenzione del randagismo e del benessere animale. La domanda di partecipazione, che si trova sul sito online www.cmsondrio.it, deve essere presentata entro e non oltre il prossimo 29 agosto. I candidati saranno selezionati attraverso un colloquio e sulla base dei titoli posseduti. A Livigno fervono i preparativi per l'edizione 2022 del popolare Palio delle Contrade. Le sfide di sci nordico si svolgeranno sulla neve invernale custodita sotto speciali teli. E quest'anno grandi novità sul tracciato di gara. Sentiamo. C'è una bella novità quest'anno, anzi l'avevamo già decisa prima della pandemia. L'ultima gara che abbiamo fatto, deciso che la prossima gara veniva fatto all'incontrario e così abbiamo mantenuto. Vuol dire dunque che si partirà da qui dove ci troviamo praticamente ora, dalla piazza del comune, per arrivare sino alla chiesa parrocchiale. L'idea il nostro gruppo l'aveva già programmata e così siamo stati con quella, l'idea da qualcheduno. Non è stata la mia questa. Si ride sotto i baffi e abbiamo anche l'occasione di parlare con il segretario del gruppo, del comitato. Visto la mancanza di due annate di gare, ripartiamo con un incentivo che ci permetterà di arrivare senza troppa fatica. La tecnica sarà quella? Tecnica di pattinaggio, partenza appunto dalla piazza del comune, arrivo alla chiesa parrocchiale. Lo scenario sia in partenza che arrivo sarà eccellente. La novità, ecco, è sopra le righe, è nata l'idea un po' della voglia di fare qualcosa di nuovo, di particolare. Pista da sci di fondo che verrà allestita grazie al prelievo di una grossa mole di neve dalla montagnetta bianca ben visibile nella piana di Livigno denominata Snow Farm. Viene preparata durante l'inverno, coperta, tenuta bene in un posto sicuro, e la neve è da questo inverno scorso. Insomma, è quel mucchio bianco che si vede, che non passa sicuramente inosservato per chi transita Livigno. Andrea, come verrà allestita questa neve? Allora, partiremo giovedì 25 agosto al mattino, l'idea è quella di partire verso le ore 10, cominceremo a trasportare la neve dal mucchio dello Snow Farm alla zona qui centrale del paese. Dopodiché il gatto della neve provvederà a fare la battitura di rifinitura della nostra pista. Ogni concorrente, ricordiamolo, gareggerà per la propria contrada. Le contrade sono 8,
alle 8:15 partano la sfilata. La sfilata d'apertura della gara e alle 8:30 le contrade. Passiamo allo sport, 5-0 per la Nuova Sondrio Calcio nell'amichevole con la Bormese. Buona prestazione per i ragazzi di mister Fraschetti a 3 settimane dalla prima di campionato. Finisce con un netto 5-0 per la Nuova Sondrio Calcio l'amichevole di precampionato sul campo della Mormese, squadra che milita in seconda categoria. Due occasioni per la squadra di casa e poi la Nuova Sondrio Calcio sblocca il risultato a 14° con Chilafi. Sette minuti dopo è Stefanazzi a raddoppiare. Ancora Facundo Stefanazzi su cross di Guerrisi al 38° porta la Nuova Sondrio sul 3-0 e chiude il primo tempo della partita. Ridda di sostituzioni in entrambe le formazioni per la ripresa. Bormiese che combatte ancora ma non può nulla contro la Nuova Sondrio che al 28° si porta sul 4-0 con Sheriff. Al 39° Muletta mette in rete il quinto gol e chiude la partita. A meno di 3 settimane dalla prima di campionato, per mister Fraschetti i segnali sono buoni. Permettimi di ringraziare l'ospitalità e il campo che è fantastico, dove abbiamo disputato un allenamento che come le precedenti uscite è andata bene perché non ci sono stati contrattempi a livello muscolare. I ragazzi hanno lavorato 2 settimane senza contrattempi e questa è la cosa principale. Sono state cose sicuramente discrete, c'è tanto da lavorare, ribadisco è un gruppo totalmente nuovo, quindi ci vorrà anche un pochino di tempo per trovare la giusta coesione, però quello che è imprescindibile è l'impegno e l'approccio alle amichevoli nella maniera giusta. I ragazzi non hanno sbagliato neanche oggi e quindi direi che siamo sulla strada giusta per creare quella mentalità e quell'amalgama di squadra che ci può permettere di fare qualcosa di importante quest'anno. Bene, era l'ultima notizia, termina così questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo la possibilità di rivedere tutto quanto andato in onda sul nostro sito e sui social di Unica TV. Grazie ancora per averci seguito, vi auguro una piacevole serata e vi do appuntamento alle prossime edizioni di questo telegiornale.